Ok, perfetto. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, cari, ora detto tu Buonasera, sei buonasera a Tecchini e cari tutti. followers. Buonasera a Buonasera. tutti, ragazzi. Benvenuti in una nuova puntata di Psygamers a casa dei nostri cari amici di Horizon Psytech Games. Grazie mille per l'ospitalità, ragazzi. Per questo terzo appuntamento, barra sesto appuntamento, alla fine della sesta serata che facciamo insieme, e parleremo appunto di cyberbullismo, no, Max? Sì, tra l'altro voglio ricollegare alla bellissima live della settimana scorsa sul nostro canale. Abbiamo un po' raccontato le differenze tra bullismo e cyberbullismo, che comunque sembrano sono abbastanza diversificate per tanti fattori. I ragazzi hanno ben chiarito cos'è il cyberbullismo, che impatto sociale ha purtroppo sui ragazzi e non solo. E oggi andremo praticamente a chiedere un po' quali sono le varie derivanze del cyberbullismo, perché purtroppo c'è questa macro categoria. Questo grandissimo cyberbullismo, e poi ci sono le varie sfaccettature che purtroppo colpiscono ragazzi e non. Quindi andremo un pochettino a vederle, a capirle, insieme alla nostra fantastica Giulia, che è la parte intelligente di 4Gamers. Grazie, Giulia, la dottoressa Giulia Lausi. E insieme, tra l'altro, a la nuova entrata, nuova entrata, diciamo, la nuova acchiappata della volta scorsa, che è il nostro Simone, il nostro criminologo. Ovviamente il padrone di casa, che è il nostro Andrea, che è qui, che sarà divertente parlare anche con te riguardo a tutte queste bellissime derivanze. Di che andremo a parlare, caro Andrea? Andremo a parlare di flaming, di body shaming, di sexting, di revenge porn. Sembrano parole, diciamo, prese dal dizionario Collins 2019-2020, perché molti dicono: ma che è sta roba, si mangia? Però purtroppo sono cose molto, molto, molto particolari che portano anche a conseguenze gravi. Hanno portato purtroppo a suicidi, hanno portato a tantissime, veramente bruttissime evidenze. Oddio, c'è un ritorno, non so perché. Ok, ora sento bene. Sento un po' di ritorno. Sì, provo a mutarti anche tu, Simo, un attimo. Sì. Ok, adesso sento. Oh, che bello, il silenzio. Però, dicevo, purtroppo hanno portato a gravi e gravissime conseguenze. Molti ragazzi purtroppo si sono suicidati, ma non solo ragazzini, ma purtroppo qua si parla anche di persone tra i 30, 40, 50 anni. Quindi diciamo che il cyberbullismo non è un qualcosa che può accadere un po' come accade ai ragazzini, come il bullismo a scuola, è qualcosa purtroppo che tramite internet può colpire tutte le fasce d'età. Non c'è genere, non c'è età, non c'è assolutamente nulla, quindi è molto, 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 molto più grave. Quindi io direi, Andrea, che dici di cominciare a parlare di una di queste derivanze? Che dici? Assolutamente, intanto ti ringrazio per aver fatto tu gli onori di casa, ottima presentazione. Grazie, praticamente ho tutto scritto nel gobbo invisibile. Quindi... Andrea, tu che non c'eri la volta scorsa, vuoi aggiungere qualcosa sul cyberbullismo, visto che comunque. Ti vedevo in live che scalpitavi in chat, c'è qualcosa che vuoi aggiungere, qualcosa che vuoi Ma dire in merito a tutto questo? siete stati abbastanza esaurienti dal punto di vista del cyberbullismo. Infatti, io ringrazio Giulia e Simone che hanno spiegato bene un po' anche le differenze, no, tra cyberbullismo e bullismo tradizionale, hanno spiegato bene i contro, no, i fattori di rischio che possono portare al cyberbullismo. E appunto, come hai detto tu, è interessante anche parlare dei vari tipi di cyberbullismo, e soprattutto quelli, diciamo, più popolari e, tra virgolette, gravi sono appunto il flaming, il sexting, con conseguente appunto revenge, possibile conseguente revenge porn. E il body shaming, appunto. Poi ce ne sono anche altri di tipi di cyberbullismo, che sono magari meno comuni, come per esempio può essere il classico stalking online o l'happy slap, che è il classico coppino che si tira dietro la nuca, no, delle persone, che quello è, diciamo, un atto di bullismo, è diventato cyberbullismo quando quest'atto viene ripreso e postato poi sui social. Addirittura, quindi Quindi, anche il ghosting. sì, poi ci sono varie tipologie, quindi nel senso noi ci focalizzeremo appunto stasera su flaming, sexting e body shaming, anche E revenge porn, che è una legati al delle mondo dei cose. videogiochi. Sì, infatti, perché non dobbiamo dimenticare questa cosa. Cioè, molti pensano che il cyberbullismo sia solamente a livello di social network. Un po' il nostro criminologo Alessio, l'altra scorsa, ha parlato un pochettino della sua esperienza nelle scuole. Purtroppo, anche a livello videoludico c'è un sacco di cyberbullismo. Ricordiamo le community tossiche, ricordiamo
varie offerte, c'è un micromondo, un po' come diceva Giulia l'altra volta, non c'è differenza tra il mondo reale e il mondo virtuale, sono due mondi praticamente connessi e paralleli, dove accadono determinate cose, giusto Giulia? Ho detto bene? Perché è importante capire questa differenza. Ma partendo quindi dal body shaming, innanzitutto, cos'è questo body shaming? Chi vuole dire qualcosa di voi luminari? Perché sapete una cosa, io voglio dire questo che è serio, ora, io scherzo sempre. Molte persone questa terminologia non la conosce, non la conosce non perché non si informa, ma perché sono cose che purtroppo non accadono, diciamo, ora stanno accadendo un po' più spesso e se ne parla tramite i media, tutte queste cose qua, ma molte persone non se ne accorgono, magari fanno qualcosa, ma non se ne accorgono e dicono, vabbè. Alla fine è stata una cosa così, cosa da non fare mai, non va mai giustificato niente. Ma Simone, questo body shaming che cos'è in sostanza? Giusto per spiegare un po' il termine. Allora, sostanzialmente con body shaming andiamo a individuare quel tipo di atteggiamento che hanno le persone che commentano. Innanzitutto si era visto che si aveva questo atteggiamento quando commentavano negativamente una foto, magari per alcuni aspetti fisici, rappresentati in quella foto. Quindi magari, che ne so, il commento su Facebook alla foto: ma sei grasso, ma stai ingrassando, ma guarda che forma ha il tuo corpo. Cioè, questo tipo di commenti, già cominciava ad essere definito come body shaming. Andando avanti, si è visto come comunque anche altri tipi di atteggiamenti potevano essere visti in questa categoria, anche se magari non erano direttamente denigratori, come ad esempio il «Ehi sì, stai bene, ma ti preferivo in quest'altro modo, ma in quest'altro modo stavi meglio». Fermati alla prima parte del commento, nel senso è vero che hai fatto un complimento, ma in realtà è semplicemente un attacco alla persona, inglobato dentro un complimento per farlo sembrare un pochino migliore. Quindi alla fine con body shaming andiamo a vedere come appunto si tende a denigrare quella persona, a farla sentire peggio in base appunto al suo aspetto fisico. Ma tu che comunque su queste cose ci sguazzi, studiando criminologia, hai ben visto determinate tematiche, ma quindi il body shaming per una persona abbastanza che non conosce queste tematiche può essere legato anche a determinate patologie, cioè magari qualcuno che fa body shaming, perché lo fa, secondo te? Ma ci possono essere molte cause alla fine. Cioè, alla fine possiamo vedere come ci sia magari la persona che semplicemente, che ne so, vede qualcuno che non gli sta propriamente simpatico, potremmo dire, che magari si mostra un pochino più vulnerabile e quindi decide di puntare su quella cosa. Come ad esempio, magari qualcuno che è stato in passato un pochino più pienotto, potremmo dire, ha cominciato a fare palestra, ha cominciato a far vedere i miglioramenti, altre persone magari non riescono ad avere quella stessa costanza, quindi decidono di andare ad attaccare proprio su quel punto, quindi sul passato che magari quella persona fatica a farsi scivolare di dosso, quindi su un'insicurezza di base. E purtroppo diciamo che molte persone non riescono a cioè, il problema è questo: il fatto che internet ha fatto sì che si togliesse in questo tipo di rapporti la parte empatica. Perché quando vai a fare un commento del genere, se glielo fai di persona, guardi la persona negli occhi e magari riesci a cogliere appunto in modo empatico che quella persona ci resta male per quello che hai detto. Quindi magari tenti di scusarti o magari ci pensi 3 volte, 4 volte prima di continuare quella frase. Su internet invece possiamo vedere come non ci sia questo contatto diretto e come quindi le persone sostanzialmente siano diventate in un certo senso anaffettive, come quindi non si blocchino dallo scrivere quel commento perché pensano, vabbè, ma tanto è una frase su internet. Il problema è proprio questa disinformazione, perché non è una frase che stai dicendo al bar alla tua migliore amica. Internet è un po' più assimilabile al concetto di piazza, quindi una frase che resta lì, che tutti possono vedere. È una presa in giro pubblica, effettivamente, non è una frase che dici in privato. Purtroppo molte persone non riescono a cogliere questa sfumatura, diciamo, della differenza tra il reale e l'internet. E soprattutto, come dicevo, c'è anche il problema anche dell'empatia, che su internet è praticamente assente.
contatto umano viene purtroppo azzerato. Andrea, ma che conseguenze psicologiche ci possono essere da una persona affetta da body shaming? Cioè, che cosa può portare, per esempio, il body shaming a livello psicologico? Allora, diciamo che dipende sempre dal tipo di attacco, dal tipo di offesa, anche dalla propria percezione corporea. Poi Simone ha giustamente spiegato molto bene il fenomeno e appunto è importante far capire che con l'avvento di internet e nuove tecnologie viene a mancare proprio l'interazione diretta, no? E quindi, come diceva Simone, proprio l'empatia. Noi non Esatto. vediamo negli occhi l'altra persona quando lo offendiamo, noi offendiamo l'altra persona dietro uno schermo, con un avatar spesso fittizio, no? Noi possiamo chiamarci Pinco Pallino sul web e offendere varie persone. In questo caso, Esatto. quindi ha dato un po' il via il web a questi insulti gratuiti, che però chi li riceve comunque, diciamo, ha sentimenti, prova emozioni e quindi, cioè, viene ferito. Questo dal punto di vista del body shaming, comunque anche in generale appunto con il flaming. E quindi sì, cioè, è diciamo un primo passo, un fardello che la persona si porta dietro e che può degenerare in varie patologie più avanti, futuro, se ovviamente questi comportamenti, questi atti di body shaming e cyberbullismo, quindi insulti, vengono reiterati, vengono magari allargati a una certa cerchia, comunque perché se lo dice solo una persona, cioè, non, cioè se l'insulto proviene da una persona o proviene da più persone, ovviamente è Certo. una cosa che fa differenza. Certo. E purtroppo anche nell'ambiente gaming noi non siamo conosciuti, no, come dei santi, purtroppo, Assolutamente no. con tutte le varie community, molte tossiche che si vengono a creare. Infatti c'è Simone che Certo, League of Legends. ogni volta che Ma gioca League of Legends deve fare 18 sedute di terapia, poraccio, tra però. l'altro lui se la può autofare. Comunque, sai perché ti dico? Infatti faccio intervenire anche a Giulio, perché è una cosa molto importante quella su body shaming, per poi passare al flaming, perché comunque è anche una forma di insulto, quindi è una forma di Certo. questa cosa qua. E una delle cose che per esempio capita a livello videoludico, nelle community che ho visto io, sempre a livello di network di videogiochi, molte volte chi vince, per esempio, e posta una win sul gruppo: ho vinto questa Battle Royale, è capitato, ho fatto queste win, tutte queste cose qua, magari invece di andare a commentare in maniera positiva questa vittoria, va a dire: ah, guarda questo grassone, perché capita, è una cosa abbastanza orribile, ma guarda questo, ci credo che non ci credo che praticamente vince, che è un grassone, gioca tanto. Vedo la foto profilo di Facebook e comincio praticamente a offendere sul suo aspetto fisico, che non c'entra assolutamente nulla sul fatto che comunque lui sia bravo, anche perché non c'entra assolutamente nulla. Questa è una cosa molto grave che capita molte volte. Oppure sull'aspetto fisico è una cosa veramente orribile, che colpisce anche il gaming. Può dire: ma perché tu devi offendere uno sull'aspetto fisico se sta giocando? Per quale motivo? Io posso capire magari qualcuno magari che posta una foto su Instagram. Purtroppo capita anche nel gaming, ed è una cosa veramente orribile questa cosa qua. È orribile tutto, ma arrivare praticamente a insultare una persona per delle win, perché vince una battaglia reale, è bravo, si è comprato uno per esempio si è comprato la PlayStation 5, ho visto in un gruppo, si era comprato la PlayStation 5, l'ha postata nel gruppo, magari perché si è sentito di farlo. Io non sono molto a favore di queste cose, se mi compro qualcosa me la tengo per me, però questo ragazzo ha voluto praticamente condividere questa cosa nel gruppo per sentirsi, sai, figo, quello che è, e sono detto: guardati, quando era praticamente magrissimo, ci credo che praticamente che non te la sei comprata, sei magra alla morte, fai schifo e tante altre cose, guardi quanto fai schifo, che sei magrissimo, non hai comprato, non hai mangiato per comprarti la PlayStation 5, guardati che fai cacare. Detto proprio, detto così. È una cosa veramente orribile questa cosa qua, perché per un ragazzo magari che possibilmente non si sente bello, si sente magari non si sente a posto con se stesso, essere accusato del fatto che è magro, che è sfigato e che non fa queste cose solo perché ha comprato una PlayStation 5, quindi offendere il proprio aspetto fisico per una cretinata del genere è qualcosa di veramente orribile. Purtroppo capita anche nel mondo del gaming, quindi per chi pensa che il body shaming capiti solamente alle modelle su Instagram o ai ragazzi che postano una foto e così qua, purtroppo capita dappertutto. Giulia, tu vuoi aggiungere qualcosa sul body shaming, visto che ti vedo carica, che c'è quel sorriso sornione che ti conosciamo, che conosco perfettamente? Allora, io cercherò di non partire per la mia tangente solita,
Però in realtà alcune cose sul body shaming riguardano un po' la sua origine. Cioè, il body shaming non è l'aggressione di Tizio contro Caio per il suo aspetto. Cioè, il concetto, il momento in cui noi abbiamo deciso in qualche modo che giudicare il corpo di una persona può diventare un insulto, è stato quello il momento in cui a livello sociale abbiamo fatto sì che potesse nascere un fenomeno come il body shaming. Quindi cioè ci sono una quantità di studi proprio specifici, si chiamano fat studies come area, quindi gli studi sulle persone grasse, per vedere quali sono le forme di discriminazione, di insulti, di violenza in qualche modo che subiscono per il loro aspetto esteriore. E quello che prima dicevi sul fatto che vengono anche poi insultate le persone magre in realtà. Cioè, nel senso, adesso, in questo periodo, molto di più rispetto a qualche anno fa, si vede l'insulto verso le persone magre, perché c'è questa attenzione morbosa, in qualche modo, che è anche giusta per certi versi, sul fare attenzione a non dire che solo il corpo magro è un corpo bello, che comunque tutti i corpi sono validi e che tendenzialmente il mio corpo non sta qui per essere bello, il mio corpo sta qui. Perché con il mio corpo io ci campo, cioè il giudizio estetico sul corpo è una cosa in più che cioè, non è un valore aggiunto, cioè, nessuno di noi qui presenti deve ringraziare, cioè, deve ringraziare solo la sua genetica probabilmente per essere così e non è un merito, cioè io non sono così perché mi uccido di palestra o perché non mangio o perché mangio tanto, tendenzialmente seguo una dieta, faccio sport ogni tanto, ma... Cioè, sono tra le persone più pigre che io conosca nella mia cerchia di persone, quindi non, cioè, è proprio una questione di genetica molto spesso, così come spesso le persone grasse, a volte obese, non sono per forza obese o grasse per via di patologie o perché sono pigre, ci sono una quantità di persone infinita che comunque fa esercizio eppure non dimagrisce. Eppure noi le Esatto. giudichiamo. Dicendo che sono pigre, dicendo che non c'hanno voglia di fare le cose perché stanno davanti al computer a giocare, quando non c'è Esatto. nulla di loro. E la stessa cosa avviene al contrario. E va tenuto presente che insultare una persona magra non è la stessa cosa che insultare una persona grassa, perché una persona magra ha dei privilegi che la società le dà, che una persona grassa non ha. Ci sono persone che non possono prendere un aereo perché non riescono a salire sul posto dell'aereo, e questo. Una persona magra non lo proverà mai come, ovviamente come cosa, ad esempio. Quindi stiamo parlando ovviamente di due livelli diversi. Però ecco, non va e non può essere dimenticato il fatto che tutto il fenomeno del body shaming, che poi dà origine a una serie di altri fenomeni, mi viene in mente la vigoressia, cioè la mania per la palestra, una serie di disturbi alimentari che comunque non possono essere dimenticati o altro. Non hanno origine nel body shaming, hanno origine in una questione che è sociale, che è una questione per cui noi continuiamo a dare un'importanza a qualcosa che un'importanza non dovrebbe averla. Io non dovrei mangiare per dimagrire o per ingrassare, dovrei mangiare perché il cibo è ciò che mi fa campare. Cioè, Certo. il rapporto con il cibo, il rapporto con il proprio corpo, noi saremo in questo, cioè noi siamo nel nostro corpo e mangiamo dal momento in cui nasciamo fino al momento in cui moriamo. E quindi dovrebbe essere un rapporto sano per questo, perché è ciò che Esatto. fa vivere proprio. E Sì, anche basta. perché proprio odiare il proprio corpo, cioè, porta solo a cose negative. Tra l'altro tu, Giulia, la conosci l'ortolessia? Che ce la citano in chat? Che io Allora, non la conosco, sinceramente. io non sono esperta di disturbi di dismorfismo o altro. Se non sbaglio. L'ho tipo studiata di sfuggita quando ho studiato la vigoressia, ma di specifico sull'ortoressia no. Ok, Non tu, sono Chiara, ben allora se vuoi scrivercelo in chat, giusto per curiosità. Comunque io do assolutamente ragione a Giulia, infatti ci sono un sacco di stereotipi. È Sì. una forma di attenzione abnorme alle regole alimentari, alla scelta del cibo e alle sue caratteristiche. Ad esempio, l'attenzione ai macros. Ecco, esempio, io seguo cioè, c'ho una nutrizionista che mi segue da un paio di mesi e lei critica sempre su Instagram il fatto che c'è gente che dice: No, no, io non mangio i carboidrati.
No, tu non mangi la pasta e non mangi il pane, perché nelle verdure i carboidrati ci sono, nella carne i carboidrati ci sono, i carboidrati come le proteine, come tutto, stanno in tutte le cose, quindi non è che tu non mangi i carboidrati, tu non mangi la pasta, perché sei folle, secondo me. E tra l'altro questa è una cosa, anche legata al gaming, è molto importante, perché ci sono molti ragazzi, per esempio, ma anche molte streamer che praticamente, pur di apparire belli, pur di apparire così, sono anche ammalati, ed è una cosa anche brutta, pur di apparire belli, fantastici, stupendi, in salute, si sono ammalati proprio per apparire sempre in forma e tutte queste cose. Non bisogna scherzare, anche in ambito gaming ci sono delle correlazioni su queste cose qua, è molto 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 importante, tipo streamer magari che sono pienotte che vengono offese perché sono pienotte, streamer sono pienotte e vengono offese perché sempre sono pienotti. Quindi diciamo che è molti, mi ricordo di uno streamer che ha perso 30-40 kg in pochissimo tempo, si è ammalato proprio perché praticamente voleva apparire bello, visto le varie accuse che ha fatto. Quindi diciamo che bisogna stare attenti con queste cose. Come diceva Simone, non c'è empatia, perché tu quella persona non vedi, anche se secondo me l'empatia dovrebbe essere diciamo abbastanza astratta per tutto, dovrebbe essere per qualsiasi cosa. Aspetta, non solo... Max, che è scomparso Simone? No, io lo vedo. Lo vedo anch'io. Quindi bisogna stare attenti su queste cose, perché anche se manca empatia, come diceva Simone, l'empatia dovrebbe essere a prescindere, anzi un minimo di etica nel dire quella persona non la conosco, non so la sua storia, non so con cosa sta lottando, mi faccio i cazzi miei, diciamo, detto in modo papale. Questo poi cosa scaturisce? Tutte queste spese scaturiscono nel flaming, che quella è la piaga del nuovo millennio. Il flaming ormai c'è dappertutto, nei social network c'è dappertutto, nei giochi c'è dappertutto, nelle community di gaming il flaming è perenne, noi non parliamo più, io lo vedo proprio a livello di comunicazione. Oddio, Simone, devi mutare per favore, perché sento un ritorno enorme. Dicevo, a livello di comunicazione purtroppo, anche noi che gestiamo pagine, gestiamo community, c'è la difficoltà a comunicare con le persone online. È un flaming continuo, è difficilissimo riuscire a dialogare con determinate persone che magari poi mi è capitato di parlare con una persona, è un paradosso, mi faceva flaming pesante, l'ho incontrato di persona, era la persona più gentile di questa terra. Quindi questa è una cosa purtroppo non mi so spiegare, perché non sono psicologo come voi, però ho notato anche questa cosa, quando tu ti metti davanti a un computer, davanti a una console, è come se tu praticamente, non so lo scudo che hai e cambi totalmente. E io che ho conosciuto una persona che faceva streaming pesante, ho potuto notare che non è quella persona lì, quindi poi bisogna vedere, poi ci sono quelli che sono stronzi di natura, per carità di Dio. Però anche il flaming, per esempio, che è la piaga, una delle piaghe più brutte di questa terra, perché la gente non comunica più, se magari Simone ci vuole spiegare un po' cos'è questo flaming e vuole dire un po' le origini, magari come si capisce, tra l'altro, perché sono offese e poi c'è anche il flaming che è molto più pesante. Vai Simone. Ma diciamo che è abbastanza descritto bene in realtà cos'è esattamente il flaming. Anche perché chiunque sta in una community online, penso che ne abbia, anche semplicemente Facebook, penso ne abbia avuto abbastanza un esempio. Però in generale diciamo che con flaming andiamo a delimitare quando una persona ti attacca in maniera pesante e cerca appunto di accendere, di infiammare la discussione. Ma no, non perché magari vuole effettivamente fare una discussione costruttiva, ma semplicemente per il gusto di farla, esatto. Quindi di fare polemica, di dare fastidio a qualcun altro. Infatti, a riguardo, tu giustamente hai detto che ci sono alcune persone, cioè ci possono essere varie cause, come ad esempio, una delle cause è anche il fatto che magari a differenza da un lato può esserci non empatia, dall'altro lato, a differenza del discorso normale, in cui magari io posso ritrattare una mia precedente affermazione, su internet si va a creare questo effetto eco, diciamo, in cui io scrivo una cosa, la rileggo una volta, la rileggo due volte, mentre aspetto la risposta dell'altro, la rileggo tre volte, e continuo a convincermi di quello che ho appena scritto. Quindi quando arriva la risposta dell'altro, io non sto in realtà aspettando la risposta perché voglio sapere che cosa scrive. Voglio semplicemente avere ragione a quel punto, perché mi sono autoconvinto di avere ragione, per via di questo sorta di effetto eco.
Quindi a quel punto non c'è più un discorso nemmeno di empatia. Diciamo che ci possono essere svariate cause. Un altro effetto, ad esempio, è quello Dunning-Kruger, cioè il fatto che magari alcune persone non sono esattamente competenti in quella materia, però pretendono di esserlo e magari di spiegare a qualcuno che invece è estremamente competente in quella materia come funzionano le cose. E non accettano effettivamente una spiegazione scientifica. Mi capita sempre. Se tu infatti, ad esempio, in questi giorni ci sono tutte le varie questioni sui Novax, eccetera, eccetera. Senza addentrarci adesso in quella discussione che altrimenti non riusciamo più. Cyberpunk ti piace come Flaming? Ecco, perfetto. Mamma mia. Dai, parliamo di Cyberpunk. Cioè, quella più una shitstorm. Ecco. Quella è stata una shitstorm perché molti si sono addentrati in discussioni appunto che esattamente ritraggono l'effetto Dunning-Kruger, cioè il fatto che hanno cominciato a inalberarsi in queste discussioni in cui perché la grafica, le architetture, le strutture virtuali, gioia mia, non sai fare uno più uno e pretendi di sapere qualcosa delle strutture virtuali. Gioia mia finale è fantastica. anche perché poi proprio l'effetto Dunning-Kruger va, diciamo, le persone poco esperte in un campo si professano come super esperti, mentre magari dottori, psicologi, persone comunque che ne sanno nel loro campo ovviamente si sottovalutano e rispetto magari a queste altre persone, quindi c'è anche un po' l'altro lato della medaglia, purtroppo. Esatto. Diciamo la che famosa la famosa sindrome dell'impostore. Esatto. cioè? Quando si raggiungono dei successi, cioè dei traguardi, diciamo, che siano lavorativi o comunque anche a livello di riconoscimenti per qualcosa che si sa fare, e viene riconosciuto da altre persone e tu pensi, vabbè, però non le so fare così bene queste cose, cioè adesso mi stanno sopravvalutando, oddio, la prossima volta vedranno che non sono così bravo e quindi capiranno che non sono così bravo. Non mi capita mai questa cosa, quindi non so, troppo sicuro, troppo sicuro di me che è una cosa anche sbagliata. Ma Andrea, per esempio, noi che trattiamo sempre di psicologia e videogiochi, il Flaming, tipo, per farlo, anche se è stato spiegato bene, tipo un esempio di Flaming che tu hai potuto assistere magari, o che vuoi dire, visto che tu magari sei più esperto di me su queste cose a livello psicologico, cioè qualcosa, che cosa può portare per esempio il Flaming a una persona magari che lo subisce? Io uccide, oddio, io gli farei tanto male, quindi mi infastidirei parecchio. Ma a livello psicologico, che cosa capita nelle persone che fanno Flaming e che lo subiscono? Perché magari uno non se ne rende conto, magari certe volte sta esagerando o esatto, che sta dicendo qualcosa di cui non è competente, quasi sempre. Che cosa può capitare, tipo, a livello psicologico? Allora, in realtà il Flaming è più che altro un fastidio, visto che chi fa Flaming lo fa, come diceva Simone, intenzionalmente, no? Quindi io ti insulto, scrivo queste brutte cose perché solo perché voglio darti fastidio, anche se non le penso davvero queste cose, giusto perché voglio vedere la tua reazione, voglio vedere che ti arrabbi con me. L'altra persona, quindi quello che subisce, ci rimane male, perché magari una persona che si aspetta una discussione costruttiva, critica, e ottiene dall'altra parte un muro che punta solo a insultarlo, quindi da questo punto di vista c'è proprio frustrazione, si crea proprio quella rabbia che il flamer vuole creare, perché ovviamente poi la persona che subisce flaming molte volte risponde. Esatto. Generando magari anche delle flame war, magari vengono coinvolti altri utenti, e quindi ci sono dei litigi di massa. Un esempio di flaming sono i baiting, no? I classici, tipo, non so, quando dicono l'attacco di giganti non mi piace, e poi tutti giù a insultare, ma no. Il baiting può essere considerato una sorta di, tra virgolette, generatore di flaming. Ok. E quindi la persona prova, diciamo, non prova, cioè non è che porta a depressione, suicidio, no, il flame per fortuna, però no, certo, è comunque un fastidio che porta a emozioni negative, a subire e a provare emozioni negative. E può essere comunque una piccola pietra, cioè magari tu hai lavorato tutto il giorno, la sera subisci pure flaming, cioè ti insultano pure la mamma, non è sempre un livello di stress, magari di ansia, che aumenta sempre di più, no, nella persona. Esatto,
Esatto, non solo, può portare anche alla distruzione di intere community, perché molte persone abbandonano quella determinata community o quel determinato gioco, è capitato purtroppo, proprio perché non si riesce a costruire un dialogo, non si riesce a parlare, quindi io lascio tot community, lascio tot gruppo, lascio tot cosa perché non si riesce a dialogare, vado a fare altro. E questo è uno dei motivi per cui si sfasciano tantissime community, tantissimi gruppi. Proprio perché c'è questo fastidio, come lo chiami tu, purtroppo, che a lungo andare può portare pure all'abbandono di determinati gruppi. Ricordiamo tantissimi bellissimi gruppi, magari in ambito gaming, che si sono sfasciati proprio per questo, per la tossicità, purtroppo, delle community. A parte League of Legends, che è il gioco più amato di Simone, però comunque io che sono in tantissime community, senza fare nomi, vedo veramente che c'è questo, diciamo, questo flaming d'adozione, cioè io devo fare flaming a prescindere, io ne vedo tantissimo, io vedo molto meno dialogo, proprio perché ho a che fare con tanti ragazzi e con tante community, anche con la nostra diciamo che non, per chi nei servizi dell'ERS non ce n'è perché io banno immediatamente, però quello che è, perché mi dà fastidio, però diciamo che c'è questa cosa a fare flaming perenne, cioè non c'è un dialogo. È difficile fare proprio dialogo costruttivo, ed è una cosa che è una piaga, perché Sai porta perché, Max? poi. Sì, ecco, perfetto, dimmi. Che effettivamente non avevo spiegato questo. Quindi, perché il flaming? Molte volte nasce anche dalla frustrazione, no, della persona che magari dopo una partita, appunto nel gioco, perde e come meccanismo di difesa insulta l'altro, no? È il momentum di FIFA, hai avuto culo, tua mamma nel senso, non è colpa nostra che abbiamo perso. Sì. Quindi il giocatore ha un locus of control, si chiama esterno, perché il locus of control può essere esterno o interno, ed è l'attribuzione, diciamo, delle colpe, no? Perché succede qualcosa? Se ho il locus of control esterno, la colpa è dell'ambiente, non è colpa mia se ho sbagliato, è colpa del mio avversario, delle condizioni meteorologiche, dell'ag, di qualunque cosa. Se invece ho il locus of control interno, quando sbaglio, capisco di aver sbagliato e posso lavorare sull'errore. E quindi il locus of control interno è positivo, no? Io non faccio flaming, non insulto qualcuno se ho, diciamo, locus of control interno. Quindi può essere considerato anche il flaming proprio un meccanismo di difesa da parte di ovviamente alcune persone. A me viene in mente appunto i classici, no? Dopo le classiche partite a FIFA, dopo le classiche partite a Rocket League. E purtroppo, appunto, cioè, rovinano una community. Rovinano il Esatto. gioco. Io quando squagliavo le persone a Doom 2016, a Quake, me ne dicevano tutti i colori. Quindi mi ricordo bene, io li squagliavo e loro mi offendevano dicendo: "Ah, sì, vabbè, tua mamma", se poi le madri sempre nel cuore di ogni bravo flamer, si capisce? I padri non li toccano mai, ma diciamo Mai, le mai. mamme sono amate da tutti. Giulia, tu che sei esperta di flaming, per esempio. Aspetta, aspetta, prima Max ti fermo un secondo. Sì, 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 sì. Simone e Giulia mi siete scomparsi. Se riuscite a chiudere e rientrare direttamente dai Jitsi, che non vi vedo più. Io Io li rivedo invece, sai? no. Eh sì, stavo infatti vedendo la live che ho Adesso sì. provato Infatti anche. vi vedo inattivi. Adesso Simone lo vedo e non vedo più Max. Oddio. Adesso vedo Max. Oddio. E non vedo più Simone. Provo a rientrare direttamente sul sito, scusate un attimo. Asca. Capisco. Cioè, Asca. esco da Jitsi proprio? Sì, prova. Ok, F5. F5. Ok. Sì. Non è F5 perché c'ho il Mac. E com'è? Ecco. Oddio. Perfetto, ora ti vedo, Simone. Purtroppo, ragazzi, sono problemi di Aiuto. connessione, quindi può capitare questa cosa qua. Il Eccomi, bello ci siamo tutti. della Vabbè, live. E ragazzi, io siamo invece in diretta. ancora non vedo Simone e Giulia. Non solo voi Ok. due, Max benissimo. Perché? Grazie, grazie mille. La cosa carina è che adesso io vedo Simone come Giulia e io come Max e Sì, adesso Max infatti anche io devo come Simone. cambiare. Ragazzi, questa è una cosa normalissima. Io, tra l'altro, io vedo tutti quanti, sto facendo anche delle bellissime storie per Instagram, quindi nel frattempo. Però vabbè. Ok, ci siamo. Ok, vabbè, quello che stavo dicendo prima, non so se sono riattazza, Sei riapparsa? riguarda un po' il perché in qualche modo si mettono in atto questi atteggiamenti di flaming, perché oltre a quello che è stato già detto,
c'è anche proprio un, forse un desiderio di far vedere di essere migliori di altri. Cioè, bene, l'esempio più lampante che viene sempre in mente quando penso a community che fanno flaming o altro è il signor Distruggere che blasta le pancine su Facebook e su Instagram. Vabbè, figurati. Cioè, lì te la stai prendendo con un gruppo di persone che innanzitutto è evidente che non si sanno difendere. Esatto. Ed è evidente perché loro stanno in un gruppo chiuso e tu prendi e porti le loro cose all'aperto, in pubblico. Esatto. Okay? Quindi loro non si possono difendere perché vivono sul messaggio anonimo. E in aggiunta, anche a livello di categoria ormai che si è creata quasi sociale, cioè le pancine sono viste e nella maggior parte alcuni studi preliminari che stanno facendo, non mi ricordo, all'Università di Milano, ma non sono sicura di questa cosa, vedevano come in effetti sia un po' una categoria sociale, cioè nel senso un livello di istruzione non tanto alto, quindi una tendenza magari a non avere un lavoro, quindi ad avere solo un marito che lavora, cioè nel senso ci sono delle caratteristiche comuni che rendono, che sono accomunate anche da una sorta di ignoranza digitale, quindi da un'incapacità di utilizzare bene alcuni strumenti e di capire esattamente come funzionano alcune cose. E tu te la stai prendendo con una categoria di persone di educazione, di incapacità o altro, perché non hanno avuto mai gli strumenti per impararlo, come se io me la prendessi con un bambino di 5 anni perché non sa leggere. Cioè, se nessuno me l'ha insegnato, per quale motivo io dovrei aggredirti? Non ha senso. Più che altro perché comunque secondo me nemmeno uno ci pensa a determinate cose, quindi... Esatto, però il problema è che tu te la stai prendendo con qualcuno che non può difendersi, cioè io che me la prendo con un bambino non si può difendere contro di me. Esattamente, no. Né verbalmente né fisicamente, ovviamente, cioè per propri motivi. E quindi lo faccio per quale motivo? Per sentirmi migliore, perché non può difendersi. E quindi forse questa è un'altra motivazione che spinge ovviamente al flaming. Io so che tu non puoi rispondermi perché io non sposto l'attenzione, cioè non, il flaming spesso non è sul contenuto del messaggio, è sulla forma, è sulla persona, ma mai sul contenuto. Cioè, se io faccio flaming contro un giocatore che ha perso, non gli vado a dire hai sbagliato in quel momento, ti dico hai perso e ti comincio a insultare personalmente. Esatto. Cioè, non è mai sull'episodio, cioè non è mai una critica costruttiva, non c'è nulla di costruttivo nel flaming. È come i grammar nazi. Magari io ti posso parlare, ti posso scrivere un trattato di fisica, magari l'ho scritto male perché non lo so, scrivo di corsa, cioè un miliardo di motivi, sono dislessico, ci può essere un qualsiasi motivo, ma arriva il genio della lampada sotto che dice no, io non ti leggo, hai scritto questa cosa. Ok, d'accordo. Non vai sul contenuto perché il contenuto non l'hai capito e vai sulla grammatica. Cioè, sono proprio tanti i livelli che possono essere visti su questo discorso. Tra l'altro il grammar nazi sembra, ma ci sono anche nelle community di videogiocatori, può essere una cretinata, ma capita molte volte che si fa flaming. Simone, per favore, mutati. Sto provando a vedere se tenendo il microfono aperto mi ricompariva il video, ma evidentemente... Aspetta, io ti vedo. Provo a uscire io. Oddio. Eccolo. Perché vedo che effettivamente su adesso Twitch, va. Non mi va. Va. Giulia è diventata di nuovo Simone. Io Max sono Giulia. È diventato Giulia. Ciao, sono di Roma. Io non vedo più su Twitch, vedo la cosa del Psy Game che c'era prima nel countdown. Io vedo tutto. Ma non ho sbagliato, ho messo Simone Max. Oddio. Non capisco. Purtroppo, purtroppo, no, ma adesso ragazzi, vedo bene, io. Sono problemi di connessione, ragazzi, niente di che, ogni tanto capita. Nel frattempo che la regia del nostro caro Andrea fa tutto al massimo della perfezione come al solito, una delle cose che volevo dire sui grammar nazi, come li ha chiamati Giulia, io li chiamo rompi palle, è che molte volte, per esempio, si fa flaming su un determinato gioco, magari una persona che ha vinto dice no, guarda,
non ti cioè, è inutile che mi offendi e sbagli una virgola, e viene praticamente ripreso immediatamente su questa cosa qua, mi ha detto, vabbè, manco se scrivere, hai vinto per culo, manco se scrivere, sei un cretino, una capra, sei un deficiente, ma veramente succede questo, quindi diciamo che il Fleming... Proprio la connessione è... Andrea, non ti preoccupare, l'importante è che ci sentiamo. Sì. Nelle varie sfaccettature il Fleming può colpire in moltissimi modi e può dare fastidio. Invece, mentre quando avevo parlato di altri, cioè nelle puntate scorse, so, del cyberbullo, del giocatore, chi potrebbe diventare giocatore dipendente dai videogiochi, così c'erano in qualche modo delle caratteristiche che potevano accomunare le persone. Sulla persona che fa flaming, difficilmente c'è. Cioè, nel senso, sfido chiunque a non aver avuto almeno una volta a non aver partecipato almeno una volta o a un episodio di flaming nell'arco della sua vita. Cioè, nel senso, tipo, adesso col flaming, tendenzialmente, se vedo qualcuno che fa flaming, prendo e esco, non, ignoro. Però, cioè, io penso che sia stata la prima delle Gran Marnazzi a 15 anni, lo ammetto, eccomi, Sono un ex Gran Marnazzi. Beh, diciamo che tu ce l'hai un po' la propensione a essere molto precisa, quindi magari a 15 anni eri così, ora magari sarei peggio, non lo so, però diciamo sì, non c'è niente di male alla fine. L'importante è non, quando si ha la, diciamo, 15 anni ci può stare, poi il flaming non ha età, quindi diciamo che non è un qualcosa che capita. Ma invece, cambiando il discorso del flaming... Volevo chiedere soltanto una cosa, se posso. Vai Simone, a chi devi fare flaming? No, per adesso ancora no. Per adesso. No, in realtà volevo soltanto aggiungere che c'è anche un discorso da fare per quanto riguarda giochi appunto come League of Legends, che partono dal presupposto che si gioca in contesti di una squadra contro un'altra squadra, cioè il fatto che alcune volte il flaming deriva da una sorta di responsabilità condivisa, nel senso che magari la persona che fa uno sbaglio, per cercare come meccanismo di difesa, anziché appunto semplicemente dare la colpa a qualcun altro, dice che la colpa è del team. E quindi per questo si sente meno responsabile di suo, e per questo comincia ad attaccare il team. E questo poi comincia anche a far andare avanti un'altra serie di meccanismi, cioè il fatto che perdi più tempo nello scrivere che effettivamente a performare. E quindi si crea effettivamente un effetto valanga, in cui... il fatto che è sbagliato si pone come prima palla di neve che continua a rotolare, e da quel momento tu continui a fare più sbagli, perché intanto non hai più il focus, il flow su quello che stai facendo, poi perdi tempo anche a scrivere, in più cominci ad innervosire anche gli altri compagni di squadra, a performare male nello stesso modo in cui stai performando male tu, sostanzialmente è una sorta di profezia che si avvera alla fine. Perché tu pensi che la partita ormai è persa, e quindi fai in modo che la partita sia persa. Che tra l'altro... finisci. Che si autoavvera. Sì, no, appunto quello, il fatto che quindi da quello si genera un flame che sostanzialmente si autoalimenta. Che poi tra l'altro non ha mai fine, questa è una cosa bellissima. È una cosa che poi finisce e poi si abbandonano le comuni. Tra l'altro ho capito perché Jizzy ci spegne, praticamente quando non parli si autoannulla la webcam. Esatto. È un nuovo aggiornamento di Jizzy che è arrivato questa sera, quindi proprio fantastico. Sì, praticamente è così. Grazie mille Jizzy per questa cosa. Jizzy vuole che ci compriamo delle cuffie, Simone. Sì, diciamo a questo punto. Vabbè, ma Jizzy ci vuole proteggere la privacy da Google. Invece, parlando di una cosa molto importante, caro Andrea, che parlavamo prima, abbiamo parlato comunque di body shaming e di flaming. Il body flaming comunque è una causa anche del body shaming, perché comunque molte volte si può offendere qualcuno e si può continuare a offendere. Quindi diciamo, sono cose molto collegate questa sera. Una delle cose invece che esula un po' dal body shaming e dal flaming, che può capitare, che può essere un qualcosa che porta al... una derivanza del cyberbullismo che può portare anche al revenge porn, e il sexting, giusto Giulia? Perché io, ragazzi, questa voce, giusto? No, perché me l'ha spiegato lei, devo essere sincero,
Io non sapevo cosa fosse il sexting, anche perché forse esatto, sono di un'altra, non lo so, di un'altra generazione, sono 30 anni, poi io non lo so sinceramente, però c'è da dire che è una cosa abbastanza particolare questa cosa qua. Giulia, tu che cosa hai da dire sul sexting? Che è una cosa che molti non sembra, ma molti non conoscono, anche se... Scusa, che come sempre mi devo riattivare il gioco. Adesso io scompaio e spunti tu. Allora, cosa dire che sul fatti? Sexting? Vabbè, il sexting è, detto banalmente, lo scambio di messaggi sessualmente espliciti tra persone, che possono essere relativi a messaggi testuali, immagini, video, contenuti multimediali... In generale, non so se qualcuno invece fa le grafichette con Canva e invia. Addirittura, vabbè. Quello, non so se esistono cose del genere, però è un po' questo. Ed è un fenomeno che si può trovare sia in età adulta, ma adesso molto di più fra gli adolescenti. E è una forma di relazione. Immaginiamo nelle relazioni a distanza, può essere una forma di erotismo, ovviamente, per la coppia che magari non si riesce a vedere tutti i giorni e qualcosa devi fa, anche una volta al mese qualcosa devi fa e loro no. Ma anche per chi non è a distanza, ovviamente, cioè, nel senso, è una forma di comunicazione a livello sessuale della coppia. Uh-huh. Che però ha diversi risvolti, soprattutto in funzione, diciamo, dell'età di chi mette in pratica questi comportamenti di sexting. Ok. Perché due persone adulte lo faranno con un'ottica, con uno scopo diverso da quello che può essere lo scopo di un quindicenne, di una quindicenne, di una diciottenne, quindi proprio a livello di fascia d'età, non per forza maggiorenni e minorenni, diciamo. Perché? Perché un minore, un adolescente o un preadolescente, che cosa sta facendo in quel periodo della sua vita? Sta esattamente scoprendo il suo corpo e la sua sessualità, che è una sessualità che può essere autoriferita, ovviamente, quindi semplicemente scoprire se stessi, scoprire cosa ci dà piacere e tutto quanto, ma può essere una sessualità, una consapevolezza di sé riferita a una coppia. Uh-huh. Se ho una relazione a 15 anni, le pulsioni sessuali ci stanno, sono assolutamente normali, ecco lì che potrei mettere in atto comportamenti di sexting. Uh-huh. La differenza sostanziale, ma neanche troppo, riguarda anche la consapevolezza che si ha del materiale che vado a diffondere. Se io mando una foto ad una persona alla mia età, so esattamente quali sono i rischi. A certo. Cui so che alla persona a cui mando le foto deve essere la persona di cui mi fido, ma non ho mai la garanzia, ad esempio, che quella persona un domani non la condividerà da nessuna parte. E un ragazzo di 15-16 anni, una ragazza di 15-16 anni affronta la stessa cosa spesso con più leggerezza, perché generalmente nella fase adolescenziale si ragiona ancora molto di più con il canale emotivo piuttosto che con quello cognitivo. Quello cognitivo è ancora in fase di completo sviluppo, quindi tendo ad agire più di impulso rispetto a una persona adulta e quindi magari a non riflettere approfonditamente, ma ci riflettono comunque, sulle conseguenze che può avere l'invio di una foto. È più pericoloso per un adulto o per un minore, a livello di conseguenze se la foto viene diffusa tendenzialmente uguale, perché nessuno dei due ha potere sull'eventuale diffusione successiva, e a livello psicologico tendenzialmente uguale, perché sappiamo di donne adulte che perdono il lavoro perché hanno fatto sesto. Ciao maestra di Torino, parlo di te, mi dispiace. Sì. Che è ridicola questa, scusate, scusami Giulia, ma è ridicolo. Cioè, oltre a danno la beffa, ma cioè... È ridicola questa cosa, perché una donna o un uomo che dall'alba dei tempi si accoppiano in senso biblico, si conoscono in senso biblico, non si può perdere il lavoro perché qualche demente, che qualche demente ha postato delle foto, quindi addirittura dire oh, la maestra si accoppia. E io come l'ho fatto un figlio? Con la cicogna, perdonatemi. Quindi diciamo che è una cosa... Io da maestra mi sto ancora chiedendo come ho fatto a nascere se le maestre non fanno sesso. Ma infatti io ho apprezzato tantissimo l'intervento delle colleghe che si sono spogliate tutte e hanno mandato il bel messaggio, tipo anche noi facciamo sesso. No, hanno proprio stampato e messo davanti la scuola. Sì, sì, cioè, sì. Bellissimo. Solidarietà.
E questa sì, è una cosa diciamo molto che brutta. ultimamente Torino sta dando un po' il meglio di sé tra queste notizie, quella per cui un padre avrebbe pagato un sicario per spezzare le dita al figlio Oggi. più omosessuale. L'ho letta Sì, oggi in quindi metro, boh. è bellissimo il sicario che ha fatto 16, però anche meno, e gliel'ha detto al figlio. Vabbè, ci credo, che ti devi dire, poverino? Dice, guarda, devo spezzare le mani, io sinceramente non so che fare, mettiamoci d'accordo. Però tu ci pensi che quello fa per lavoro, di andare in giro a fare del male alla gente, cioè si fa pagare per questo? E appena gli ha detto spezza di dita perché è gay, ha fatto no, sì, questo è troppo. Direi. Sì, Ma esatto. tornando al discorso del sexting, che è una cosa che mi interessa, non perché lo pratico, ma perché comunque è una cosa abbastanza particolare, perché è abbastanza inusuale per alcune persone, ma è abbastanza normale per altre, come diceva Giulia. Questo sexting, cosa può portare, Simone? Tu che sei il nostro esperto in criminologia, che cosa può portare sexting? A che conseguenze può portare? Ma in realtà io vorrei spezzare intanto una lancia a favore del sexting, nel senso che in una coppia effettivamente può avere dei risvolti positivi, perché comunque cementifica l'unione. Possiamo dire anche che effettivamente crea quella sorta di complicità tra le due persone e quindi il rapporto di coppia ne esce effettivamente consolidato, ne esce migliore. Soprattutto anche in quarantena, no, Simo? Esatto. Cioè, io sto Soprattutto scrivendo nel frattempo, io scrivo, tu parla, io scrivo, allora cosa? Soltanto che ovviamente. Scusa, vai Giulia. Esatto. No, dicevo anche il concetto di fiducia che dicevamo prima, no? Cioè, se io mi devo fidare tanto di una persona per poterle mandare una mia foto, un mio video. Quindi se tu dall'altra parte ricevi quella foto, cioè anche questo fa Ma tanto. le conseguenze Ma cosa infatti può sono. portare? Prima delle conseguenze, però, infatti sono nati anche canali tipo, come si chiama, Telegram, o canali comunque dove una persona manda un messaggio che poi si autodistrugge, una storia con contenuto sessuale che poi si autodistrugge nel giro di qualche secondo. Quindi la persona Esatto. non può salvarla, non può tenerla sul proprio dispositivo, quindi è sexting, tra virgolette, protetto. In realtà su questo purtroppo non sono ancora arrivati a farlo, cioè il non poterla salvare, nel senso che lo screenshot puoi farlo, però Esatto. almeno l'applicazione registra il fatto che viene fatto uno screenshot e invia la notifica all'altra persona. Quindi l'immagine si autodistrugge nella chat. Tu Però lo screenshot comunque l'hai fatto perché hai preso una istantanea della schermata del tuo dispositivo e non dell'app, ma l'app comunque lo registra e manda la notifica all'altro. Così comunque c'è sempre quel rapporto, diciamo, di fiducia che viene a mancare in effetti, però diciamo che sotto quel punto di vista continua, almeno da parte dell'app, diciamo. No, diciamo che il problema ovviamente è ponderare bene chi abbiamo di fronte, perché naturalmente Esatto. con uno sconosciuto non puoi sapere chi hai di fronte, quindi non puoi sapere che uso farà delle immagini che gli mandi, specie se appunto non usi chat come Telegram in cui puoi usufruire dell'autodistruzione. Quindi è vero che la maggior parte delle persone magari quelle foto le cancellano, oppure se le tengono lì, magari se le guardano ogni tanto non ci fanno niente. Però è anche vero che ci possono essere appunto dei fenomeni di body shaming, giusto per dire le cose meno gravi, in Esatto. cui semplicemente quelle immagini, magari ad una serata tra amici, si dice: ah, guarda che cosa mi ha mandato, guarda che fisico strano, guarda che coso strano che ha tra le gambe, e oggettivamente là si va a parare sempre sul bullismo, su comunque fenomeni di pettegolezzo, fenomeni di body shaming, e quindi ricadiamo sempre in quel tipo di argomenti. Cosa ancora più grave, invece, come appunto nel caso della maestra di Torino, è quella del sex revenge, in cui appunto quelle immagini vengono mandate ad altre persone per vendetta, perché magari non si è accettato l'outcome di quella frequentazione, di quella relazione, e quindi ci si vuole vendicare prendendo quelle immagini e diffondendole, perché così si contorta quella persona e si cerca di metterla in imbarazzo. Ovviamente questo è un reato anche grave. Infatti, nel caso ad esempio di quella maestra di Torino, in realtà la cosa è venuta fuori adesso, ma è una storia vecchia, tra virgolette, di 4 anni. Semplicemente è venuta fuori adesso perché adesso è finito il processo, finalmente sono state date le condanne e lui ad esempio è finito a fare, non mi ricordo al momento quante ore, di lavori socialmente utili. Ma giustamente anche, perché naturalmente il giudice immagino che in quel momento abbia pensato che se alimentasse tutti quanti dei lavori socialmente utili che cercassero di rieducarlo
soprattutto alla socialità e al senso di comunità, perché comunque in questo modo non hai fatto soltanto un torto a, cioè ovviamente principalmente l'hai fatto a quell'insegnante, perché gli hai distrutto praticamente la vita e la professionalità in quel momento. Poi per fortuna ci sono anche altre persone che hanno un minimo più di intelligenza e quindi capiscono che non è colpa sua e che ovviamente anche le maestre fanno sesso. Ah, però hai rovinato anche l'esperienza di quei bambini, perché effettivamente erano abituati ad una maestra e si sono visti poi i genitori venire a dire che quella maestra era una poco di buono, e quindi anche i bambini effettivamente sono rimasti un pochino traumatizzati da questa storia. Quindi non c'è soltanto una sfumatura in questi casi, c'è una sfumatura per tutta la comunità anche intorno. Naturalmente la vittima principale è sempre quella che subisce questo atto, su quello non ci piove, ed è quella che subisce le conseguenze più gravi, questo è bene sottolinearlo, però ci sono anche delle conseguenze per tutto il resto della comunità in questi casi. Ma proprio anche sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico e personale, comunque appunto le perdite del lavoro, eccetera. Sì, sì, infatti a livello psicologico comunque deve essere qualcosa di veramente orribile, perché comunque mettere la propria intimità di fronte a una specie di platea, poi questa cosa bisogna dirla, anche a livello etico è abbastanza aberrante, perché... Oddio, mettere queste cose di fronte a una platea che giudica, quando tutti, cioè, tutti fanno sesso, tutti fanno cazzate nella vita, tutti fanno cretinate, quindi è abbastanza blanda questa cosa, che deve essere criticata qualcosa, deve essere derisa qualcosa che comunque fanno tutti in maniera normale. Il revenge porn, infatti, che è una cosa veramente, secondo me, una delle cose più orribili, mette a nudo l'intimità di una persona. E quando comunque si mette a nudo l'intimità di una persona, se è una persona abbastanza fragile o se è una persona comunque, qualsiasi persona sia, è una delle cose, secondo me, più orribili che possa accadere a una persona, perché viene toccata nell'intimità, è qualcosa che tu hai nell'intimo, non è... Sì, anche il body shaming è orribile, ragazzi, secondo me è tanto quanto, però arrivare a colpire una persona nella propria intimità, dove c'è l'atto più di fiducia più importante, che è col proprio partner, è una cosa importante. Secondo me i lavori sono socialmente utili, Simone, per me sono abbastanza blandi. Io sarei per il carcere una dura reeducazione, perché per arrivare a fare una determinata cosa di questo genere, mi dispiace dirlo, ma devi essere un bello stronzo di quello accreditato. Quindi il lavoro socialmente utile, secondo me, non è una cosa... Io andrei proprio sul carcere, andrei proprio a anni di carcere, perché è una cosa veramente grave e bisogna capirlo in maniera abbastanza... Magari con qualche sberra da qualche detenuto più vecchio, che lo picchia ripetutamente ogni giorno, però direi che non sono d'accordo sui lavori socialmente utili. Per me è un reato bello e buono e deve essere punito col carcere. No, sul fatto che, che sia anche poco, su quello siamo d'accordissimo. Però diciamo che quantomeno è stato punito e non è finito come molti altri casi, che invece è stato archiviato con una ragazzata. No, la ragazzata è il caso. Una ragazzata. Sono due aspetti comunque da tenere in considerazione in questo caso. Il primo è che in realtà il reato di revenge porn risale all'anno scorso. Quindi in realtà è stato punito un reato che nel momento in cui è stato commesso non esisteva. Quando questo qui ha preso e diffuso le foto non esisteva il revenge porn giuridicamente, quindi in realtà teoricamente, cioè, io non posso essere punito per una cosa che non è ancora reato. Okay. Poi che i lavori forzati questa, ecco la mia opinione democratica, poi sono d'accordo con te, siano comunque meritati, però ecco, questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto importante è che, ancora una volta, così come prima parlavamo di body shaming, diciamo il fatto che tendenzialmente nel tuo corpo ci nasci e sì, ok, puoi ingrassare, puoi dimagrire, ma buona parte anche genetica, e non è che che tutti i casi di persone super magre o super grasse sono dovute a diete super restrittive o cibo a volontà. Allo stesso modo rientra il concetto del sexting, cioè l'insultarti, il prenderti in giro, il sentirti vittima perché qualcuno mette in giro le tue foto, i tuoi video, è ancora una volta dovuto al fatto che socialmente noi pensiamo che il sesso sia una cosa brutta, che non va detta in giro, che la facciamo solo in camera da letto, non diciamolo a nessuno, vergogniamocene, perché deve rimanere nelle mura di casa, quando tendenzialmente senza il sesso noi non saremmo qui.
Cioè, quindi ancora una volta, cioè, parliamo sempre di cose che vengono, che partono da dei tabù. E poi, cioè, non è che questo non vuol dire che da domani dobbiamo andare in giro nudi a parlare di sesso ovunque, perché poi lì ognuno ha la sua, la sua, come si dice, sensibilità. Cioè, come ci sono persone che fanno sexting e persone che non fanno sexting perché non se la sentono, perché gli piace, perché non gli piace, per qualsiasi motivo, allo stesso modo io dovrei sentirmi libera di poter parlare o non parlare di sesso senza sentirmi giudicata come una persona che parla troppo di sesso, pensa solo al sesso, oh mio Dio, i maschi solo quello sanno pensare, se non ci pensi sei un maschio di serie B, perché aiuto, cioè nel senso, i maschi che fate, non pensate solo al sesso, le femmine non ci devono pensare. Quando mai? Sesso, assolutamente, perché sia mai, infatti ecco, vedi, è arrivata la doppia morale in base al genere nei commenti. Io sento un'affinità. Ammettilo che te l'aspettavi. La stavi aspettando quella frase. grazie Chiara per il cuoricino. Io sono sempre democratico quando si tratta di violenza. Quindi scusami, Giulia, dicevi? Quindi, cioè, nel senso che comunque è un argomento su cui in qualche modo c'è un forte stigma a livello sociale. Perché se ne parli troppo, ne parli troppo, ma se non ne parli per niente, per quale motivo? Cioè, allora vuol dire, se sei donna sei frigida, non mi viene in mente un termine per gli uomini, devo essere sincera, quindi no. Forse ci torna un'altra volta al doppio standard. Sei impotente? No, però non è un, cioè, non si usa frequentemente, non... Diciamo che dipende un po' dalla comunità, perché alcuni tipi di comunità scadono direttamente sul machismo tossico, nel senso che se sei poco interessata al sesso, vanno direttamente sul e allora sei gay, e quindi vanno addirittura sulla doppia stigmatizzazione di questa persona. Che poi, e questo capita anche nel mondo dei videogiochi. No, però dico anche lì, no, ma i gay che non lo fanno sesso? Beh, oddio, cioè, tutti lo fanno, fino a quando avremo un membro maschile e femminile, penso che sarà qualcosa di normale. A parte, molti però sono, cioè, esatto, quindi non anche lì. Non hanno voglia, non gli piace, ma va bene. Gli piace, fanno. E poi, cioè, qui potremmo aprire un mondo sugli... No, però sai, è importante questo che ho detto, perché il rage porn capita anche nel mondo del gaming. Magari certe persone che si conoscono con i giochi, e poi capita che magari si gioca, si conosce, e poi vengono messe nelle chat di gioco delle foto che magari che sono state mandate da alcune ragazze. Guarda questa così, guarda questa che gioca League of Legends, guarda questa quella che gioca Call of Duty, sì. Guarda questo, perché capita anche ai maschi, tipo offendere magari la virilità di alcuni uomini, perché capita anche agli uomini, non pensate. Quindi capita anche nel mondo del gaming, e la tossicità e il revenge porn purtroppo è ovunque. Una delle cose che volevo dire sul revenge porn a livello etico, sempre che noi abbiamo a che fare con diverse community, e con, essendo un network, che le persone che sono attorno, molte volte, devo essere sincero, non se ne accorgono di questa cosa qua, e ridono prepotentemente di questa cosa, dicono vabbè dai, ma che cosa c'è, non si rendono conto magari che questa cosa per qualcuno può essere grave. Per esempio, è capitato di un caso di revenge porn a livello vocale, quindi una ragazza ha mandato dei messaggi vocali al suo ragazzo, abbastanza spinti, cosa che non c'è niente di male, anzi, se volete mandarmeli io sono a posto per tutta la vita. Però a parte questo, scusate, proprio per scherzare, nel senso che non c'è niente di male che una persona col proprio uomo o con la propria donna si mandino delle, diciamo, giocare un po', capita anche ai ragazzini, quindi figuratevi. È capitato che questo ragazzo ha mandato questo messaggio vocale a varie persone, e l'ha presa comunque per una donna di facili costumi. Questo messaggio vocale addirittura è stato trasformato in una canzone. Lo Zoddy 105, se non sbaglio, era. No, per fortuna no, perché queste sono stati arrestati tutti. Questa ragazza... Me l'aspetterei, effettivamente. No, ho scritto un articolo per Millennials l'anno scorso, lo Zoddy 105, il pop porno. No, un'altra, no, è un'altra cosa. Ora, che cavolo! È successa un'altra cosa, no, non è quella. Praticamente questa canzone, questa ragazza che diceva determinate cose che non stiamo qui a dire, è stata trasformata nella canzone degli SDC, è stata trasformata in... E una mia amica mi fece sentire questa cosa e rideva, faceva guarda, ho detto ma sei deficiente, ma ti rendi conto che questa ragazza è stata sputtanata perché ha detto delle cose assolutamente normali che tu puoi dire al tuo ragazzo quando fa determinate cose? Perché devi andare a offendere, a denigrare una persona
e a farmela sentire dicendo: guarda, questa dice le zozzerie al fidanzato, perché tu, quando che sei una santa, proprio per far capire che molte volte le persone che vedono il revenge porn non si rendono conto che può essere qualcosa di veramente grave e ci fanno una risata. Quindi bisogna stare anche attenti. Qua si parla di società, bisogna stare attenti alle community, che molte volte invece di chiudere, di bannare o di cancellare o di eliminare il problema, lo prendono e ci fanno una risata su. E questa è anche una cosa grave del cyberbullismo in generale, ma anche di queste, diciamo, anche del revenge porn o anche del body shaming. Che non sarà mancanza di empatia, ragazzi, sarà perché sono dei deficienti palestrati e cretini. Fatto sta che purtroppo anche le community non danno modo di. Vabbè, Tiziana Cantone, io leggo la chat, Tiziana Cantone è stata una cosa veramente orribile, quindi non ne parliamo nemmeno. Però quello che dico io è che questa cosa che è successa, la gente l'ha interpretata come una risata. Ci hanno fatto una canzone, l'hanno presa in giro, quindi alla fine non c'è nulla di male. Molte volte è anche colpa delle community che invece di segnalare e di cancellare ci ridono su. Quindi non è solo colpa di chi fa revenge porno, ma anche tutto quanto il contorno della gente che un attimino è complice. E chi fa informazione come noi, chi ha delle community come noi, deve stare attento, perché capita anche nelle community normali di Facebook, deve stare attento, segnalare e bannare, non riderci su o dire vabbè, può capitare, ma deve veramente bannare. È importante questa cosa. E bisogna passare questo, cioè noi che abbiamo delle community e che facciamo networking, deve passare con questa cosa che sono dei reati e che bisogna proprio stare attenti a questi. Infatti, come dice Chiara, è Chiara, giusto? Sì. In tutti i casi di violenza, se non agissi, sei complice. Io sono perfettamente d'accordo con lei, quindi bisogna stare molto, molto attenti a quello che si dice, perché è come si agisce e in che modo tu vivi questa cosa, o in maniera attiva oppure passiva. Ed è una cosa molto, molto importante. Noi che facciamo informazione e voi che fate informazione, far lasciare proprio far passare questo messaggio che è molto importante, perché quella è violenza, né più né meno. È violenza, non è ridere, non è scherzare, non è prendere per il culo una perché ti dice delle parolacce o perché si mostra nuda, ma è violenza a tutti gli effetti, soprattutto perché la colpisci nell'intimità ed è una delle cose secondo me più orribili che può capitare a un uomo o una donna, perché fino a quando tu fai vedere qualcuno, magari guarda che brutto, per esempio, ok, ma quando fai vedere qualcuno nell'intimità è qualcosa che può colpire davvero a una persona. Infatti poi, come dice Dalcor, Tiziana Cantone si è ammazzata, un'altra ragazza di 16 anni si è ammazzata, un'altra ragazza ancora si è ammazzata, che poi purtroppo capita molte volte alle donne, devo essere sincero. Quindi bisogna stare attenti e bisogna proprio denunciare. Quindi chi conosce casi di revenge porno o chi conosce queste cose qua, invece di farci una risata, chi riceve queste immagini, chiami la polizia postale, si informi bene. C'è stata una condivisione, c'è una condivisione di immagini che è assurda su Viene in Telegram, su mente, WhatsApp. esatto, i canali Telegram, cioè che ogni Esatto. settimana ne chiudono uno. Io amo Telegram, penso sia il miglior servizio di messaggistica che conosco, eppure da questo punto di vista è una Ragazzi. latrina, perché comunque continua a permettere la creazione di gruppi di questo tipo. Dai. Cioè, ti esiste il gruppo, nei messaggi salvati c'hai il link di backup del canale nel caso in cui lo estrivi il primo, e comunque continuano a campare perché li chiudono un po' alla volta. Ovvio, cioè nel senso, anche lì la postale c'ha talmente tanta roba da fare che davvero probabilmente Bisogna presto tutto segnalare. Idem Facebook, anche Facebook è pieno di Sì, gruppi del genere. assolutamente. E riguardo vorrei anche fare diciamo, guardare la cosa anche da un'altra prospettiva, cioè il fatto che molte volte appunto viene vista come più negativa se è la donna a ricevere delle foto sconce. Tuttavia, ricordiamoci che anche gli uomini possono ricevere questo tipo di foto ed effettivamente non esserne propriamente contenti. Ad esempio, Esatto. io molte volte ricevo foto di peni nella chat di Facebook a gratis, proprio direttamente come buongiorno alcune volte, e non sto scherzando. Chiaramente Con avvede così, biscotto, no? perché magari potrei essere in giro, magari potrei essere in una situazione in cui mi causerebbe un non poco disagio. Magari anche semplicemente io non le voglio quelle foto, e
E effettivamente mandarle è una molestia, a prescindere, esatto, è una molestia, a prescindere, sì, dal sesso biologico, dal sesso psicologico, è comunque una molestia ed è soprattutto una cosa da evitare, cioè, ragazzi, esatto, evitatelo quando non è richiesta. Comunque io non ho mai ricevuto un pene in chat non richiesto. Non ho mai ricevuto un pene in chat. No, io devo essere sincero, mi capita ogni tanto, non di peni, ma di altre, che non ci sarebbe niente di male, alla fine ognuno fa quello che vuole, però capita, ed è una cosa, sembrerà strano, ora direte, sì, vabbè, il direttore di 4Gamers che dice di no. A me, anche se mi può far piacere che qualcuno mi mandi qualcosa di molto bello, quando una ragazza manda una cosa del genere, oddio, c'è un eco, Simone. Sì. Quando una ragazza manda qualcosa del genere, sinceramente a me, se può sembrare strano, chi mi conosce dirà ah, non è vero, però posso dire che è veramente fastidioso, anche perché qui la dignità di una persona viene buttata a terra e viene mercificato il corpo di una ragazza per questo. Io potrei essere tranquillamente un pezzo di stronzo madornale, prendere foto e numero e metterla praticamente online, quindi anche lì molte volte non si capisce. Certe volte che cosa si va a mandare, più che altro non fatelo, quello che dico io, non fatelo, perché può ledere anche la vostra privacy, la vostra intimità, e a chi lo fate può capitare poi il caso di revenge porn. Quindi anche qua bisogna... Io non mi sento molestato, devo essere sincero, se una ragazza mi manda qualcosa, però a me personalmente mi dà un leggero fastidio, perché dico, perché devi fare una cosa del genere quando puoi fare altro, puoi parlare, puoi discutere, puoi dialogare, puoi avere una, diciamo, una chiacchierata. Invece capita questo, che secondo me è assolutamente... Anche qui, no? Il concetto di mercificazione del corpo, uh-huh, è un concetto che ci viene in mente perché noi abbiamo deciso, in un momento della nostra storia come società, uh-huh, che se io ti mando una foto, mi sto mercificando, uh-huh, e mentalmente non va bene, uh-huh, cioè lì non è una questione di mercificazione, è una questione del fatto che tu ti senta molestato o meno, quella è una molestia, perché io sto interagendo con te su un piano sessuale quando tu non me l'hai chiesto. No, io non mi sento molestato, Giulia, devo essere onesto, però mi dà fastidio. Però comunque il concetto di molestia è per quello, cioè nel senso, io sto interagendo, uh-huh, con te su un piano sessuale, uh-huh, è come quando io cammino per strada e la gente mi fa ehi bella. Oddio, io ho paura a dire bella Giulia. No, sì, una volta ho fatto una litigata per strada con uno, perché ero con un mio amico alla fermata del tram, stavamo chiacchierando così, lui sale sul tram, io vado a piedi verso la metro, appena lui sale sul tram e se ne va, uno mi fischia, uno che stava accanto a me per tutto il tempo, io mi sono girata e gli ho fatto adesso? Io facevo fino a 3 minuti fa che c'era un maschio con me, andava bene, dovevi stare zitto. Io ho fatto, forse non hai capito. Catcalling, brava, Chiara. Ma era un complimento, io ho fatto complimento, cavolo. Esatto, poi molti pensano che sia un complimento. Un coperto di pollo lì da macello, ma che cosa vuoi da me? Ehi, bella! Guarda! Infatti la cosa fastidiosa, anche nel caso degli uomini, è che... Proprio questa cosa del fatto che tu sei uomo, quindi non ti puoi lamentare se ti fanno una molestia, perché non è molestia perché sei uomo. No! No! Esatto. È una molestia. Cioè, il punto è il contesto proprio. Se si è in un contesto in cui entrambe le persone consenzientemente stanno facendo sexting, mandami tutte le foto che vuoi del tuo intestino, non lo so, di cosa. Però... Non mi puoi mandare un buongiorno, stavo pensando a te ed è successo questo. No, assolutamente. Esatto, no. Perché non mi fa piacere, è una molestia, e mi sento anche a disagio. Esatto. Tutto ciò che non prevede un consenso esplicito di tutte e due le parti è una molestia. Quindi quello è il concetto. Poi dopo che in qualche modo il corpo della donna sia mercificato, oggettivizzato, è vero, ma questa è una cosa culturale e sociale, cioè nel senso, uh-huh, che se si riuscisse a sdoganare il concetto di sexting consensuale, uh-huh, in cui io ti mando una foto e rimane tua e basta, e non la perché da di Dio non c'è niente di male, a quel punto non sarebbe più una mercificazione, sarebbe più una giustificazione. Ma se anche io voglio mandare in giro le foto e farmi pagare in cambio, ma se lo faccio perché ho bisogno, cioè perché me va, e non perché ho bisogno di soldi e quindi sono costretta in qualche modo dalla necessità intorno a me, cioè, quella è la mia scelta, cioè nel senso, ma il mio corpo, potrò farci quello che voglio.
Sì, certo, poi qua, poi sai Giulia, qua ne parleremo tanto, però diciamo il messaggio che deve passare è se dovete fare qualcosa, Siete siate, uguali. diciamo, siate con, diciamo, più che altro questo, e questo purtroppo accade anche, come dicevo prima, nelle community, il fatto che magari molti purtroppo si conoscono per questo, il rage porn, se magari qualcuno esce da un gruppo di gioco o da un team o da un clan, magari, cioè, comunque sono cose veramente importanti, ci sembra, ma anche nel mondo del gaming accade. Il flaming è qualcosa che nel mondo gaming accade sempre, quindi è una cosa da combattere. Il body shaming pure, e anche se può sembrare strano, anche il revenge porn. Soprattutto quando magari in un gruppo dove ci sono molti gamer, ci sono due o tre gamer girl, che per molti sembra che sia un miracolo, ragazzi, le ragazze giocano, non c'è niente di male, anzi sono più forti di noi in alcuni contesti, viene magari andare da questa a fare qualcosa e poi magari a volere qualcosa in cambio, che è una cosa che può capitare. Non sono morti di figa, sono i classici deficienti che giocano, vedono una gamer girl e subito chissà che cosa pensano, che sia facile, che sia una cretina e tutte queste cose qua. Quindi diciamo che nel mondo gaming queste tematiche ci sono. E bisogna prenderne atto, non bisogna dire solo nei social network, solo su Telegram, solo su WhatsApp, ma anche all'interno di chat di gioco, soprattutto in molti giochi c'è uno scambio di cose abbastanza particolare, vedi i giochi multiplayer e tante altre cose, vabbè, poi parleremo di altre cose magari un altro giorno, però sono cose che nell'ambito gaming esistono e bisogna combatterle e soprattutto bisogna denunciare. Se sentite, magari molti ragazzi che si vergognano, caro Simone e caro Andrea, si vergognano magari perché si sentono infastiditi e molestati, si stanno zitti per la vergogna di dire: capita, sei stato molestato da una ragazza? Allora sei gay. È capitata questa cosa? Sai quante volte l'ho sentita questa cosa? Non è così, anche un uomo può sentirsi infastidito e molestato, anche un uomo può essere vittima di revenge porn. Quindi, ragazzi, se siete, cioè, cercate di non vi vergognate. È capitato che una persona mi ha detto di una community: sai, mi è successa questa cosa, piccolino, con una ragazza più grande, non so cosa devo fare. Devi denunciare, non devi vergognare perché sei un ragazzo e quindi ti prendono per poco virile o per cretino o per chissà che cosa. Bisogna stare attenti con queste cose qua, soprattutto per chi ha community. Io vedo tantissime community, purtroppo, su Facebook, su Telegram, dove c'è uno scambio di insulti, uno scambio body shaming a manetta, dove nessuno fa niente. Invece bisogna cominciare a denunciare queste cose, è molto importante. Che poi veramente scaturisce in gente che si allontana, gente che si ammazza, gente che sta male, gente che cade depressa, gente, cioè, ci sono veramente tantissime conseguenze in questo. E chi ha una responsabilità a livello di community, e mi rivolgo a tutti quelli che hanno co-community, se ci stanno seguendo, deve essere quella di controllare con gli admin, con i mod, denunciare, cancellare e allontanare. Quello che non fa nessuno, perché purtroppo i numeri fanno numeri, più le community crescono e più, secondo loro, cioè, ci sono persone, e purtroppo quando sono più persone ci sono questi, purtroppo ci sono questi, diciamo, queste conseguenze. Quindi attenzione a quello che si fa, soprattutto in ambito gaming, che molte cose magari non si sanno perché sono in chat di gioco o in tante altre cose. Questo è molto importante. E poi tornando comunque al generale, scusami Simone se ti interrompe, Oh, fido, è fido. proprio importante fare una cosa che manca in Italia purtroppo con l'avvento delle nuove tecnologie, fare educazione con le nuove tecnologie Esatto. per evitare appunto che nascano e si verifichino certi problemi, appunto soprattutto il cyberbullismo che è temuto da una grandissima percentuale di ragazzi e adolescenti, eppure non si fa Esatto. niente o ci sono Esatto. poche iniziative. Tra l'altro voi fate educazione, vero Andrea? Fate voi nelle scuole un po' di educazione digitale, no? Sì, però anche in questo caso non è vista come una cosa particolarmente importante ancora nelle scuole. Che tristezza. Quindi, Che tristezza. in generale, proprio le nuove tecnologie, dall'uso dei videogiochi, no, all'uso di internet, fino ad arrivare, diciamo, a comportamenti per prevenire determinati pericoli. In Belgio si studiano, all'interno delle classi si studiano i videogames, quindi anche i Certo, social ma il Belgio è network. sempre avanti. No, noi abbiamo portato in Svizzera, perché ovviamente in Svizzera, un progetto ai bambini, con i bambini delle scuole elementari, un progetto di insegnamento e prevenzione
per, diciamo, insegnare loro un utilizzo corretto dei videogiochi, quindi dal classico PEGI, no? Insegniamo a conoscere il PEGI, quali videogiochi vanno bene alla mia età, quali videogiochi non vanno bene, giocare anche con la mamma, il papà, esprimere le proprie emozioni mentre si gioca, il tempo di gioco, la responsabilizzazione, sono cose che bisogna, diciamo, insegnare prima, presto. Esatto. Cioè, prevenire è meglio che curare, eppure non c'è questa mentalità, purtroppo. Il saper stare all'interno di una community, all'interno di un team, in un gruppo di gioco, esatto. Non fare flaming, capire che quella persona è un essere umano e che ha dei sentimenti e che non va off, perché molte volte non se ne rendono conto, molto sono ragazzini che magari sono ancora più piccoli per capire determinate cose, a parte gli stronzi trentenni che fanno flaming, ma molti ragazzini purtroppo non se ne rendono conto e attaccano. Anche il classico revenge porn, molti ragazzi vedono quella ragazza che manda la foto, non è assolutamente da giustificare, attenzione. Quindi c'è da educare su tantissime, tantissime cose. E purtroppo in Italia manca questo tipo di educazione. E educare a combattere il cyberbullismo è una delle cose più importanti, perché è una piaga, è dovunque il cyberbullismo. Può essere sui social network, può essere sulle app di messaggistica, nelle chat di gioco, può essere dovunque, è molto importante fare prevenzione, cosa che purtroppo manca, e questa è la cosa che è triste abbastanza. Noi ci stiamo provando con PsyGamers in queste live dove parliamo e spero che comunque cerchiamo di essere utili, perché non se ne parla assolutamente. Una cosa mi viene in mente prima quando parlavi di dei maschi che vengono molestati, no, ad esempio, è ovvio, cioè nel senso le statistiche ce lo dicono, che la molestia delle donne nei confronti degli uomini è minore rispetto a quella degli uomini nei confronti delle donne, ok? Però ciò non significa che è un fenomeno che va sottovalutato o che allo stesso tempo che non va denunciato, e questa è un'altra forma di educazione che va fatta. Esatto. Io ti educo alla relazione su internet, ti educo al saper utilizzare gli strumenti per non offendere le altre persone, esatto. Ti educo al fatto che il virtuale è reale e dietro internet c'è una persona, ma ti devo anche educare al fatto che se tu maschio ricevi una foto da una ragazza e ti senti molestato, questo non significa che tu sei debole, sei omosessuale, dato che a quanto pare, ribadiamolo ancora una volta, l'omosessualità a quanto pare è semplicemente non avere pulsioni sessuali e non semplicemente avere pulsioni nei confronti di persone dello stesso sesso. Però, che vabbè, sono viste come negative solo perché a quella persona non piace. Ma... Esattamente. E che non è che perché sei uomo devi essere preso meno in considerazione di una donna. Esatto. Perché... se un ragazzo riceve una foto e si sente molestato, una foto, qualsiasi cosa, e si sente molestato non lo dice, è perché da quando era piccolo gli hanno detto non fare la femminuccia. Esatto, brava. È carina quella bambina, ti piacciono le femminucce, questa cosa è da femmine, non è da maschi. Cioè, ti hanno non piangere, non... Non sì. Piangere. Esatto. Cioè, determinate cose, se certe cose non ti piacciono, sei un debole. Esatto, brava. Però non è che le femmine provano emozioni e i maschi no. Esatto. E anche l'educazione a riconoscere le proprie emozioni e a saperle affrontare è importante, soprattutto nel momento in cui, quello che diceva Simone all'inizio di stasera, io non vedo la reazione della persona che ho dall'altro lato. Io devo conoscere le emozioni che provo, perché non ho la possibilità di vedere quelle che prova l'altro. Esatto, è brava. Quindi sono magari assolutamente d'accordo. Io ti invio la foto con tutta la... cioè con meno cattiveria, meno voglia di molestarti, cioè con tutti i pensieri positivi possibili. Mi sembra strano. Però comunque, sì. Vediamola in questo modo, tu non puoi saperlo e quindi tu devi essere in grado di dirmi: guarda, sì, apprezzo un sacco, però non è che mi abbia fatto proprio piacere questa cosa. E devi sentirti libero di poterlo fare, ma non sarai mai libero di farlo se non c'è un'educazione alle emozioni. Esatto, proprio un sapersi mettere nei panni dell'altro, capire che perché quella persona non ha gradito il pisello in chat. Ma un bene, una vagina, un seno, un culo, quello che è, ragazzi. Cioè, qualunque se uno non ha voglia, cioè se uno veramente non ha voglia, e soprattutto questa cosa dei maschi
cioè, è una cosa, è un pensiero arcaico che mi infastidisce parecchio, ma se uno non ha voglia di ricevere qualcosa, deve dirlo. Non è perché non vuoi vedere un membro femminile o un corpo femminile vuol dire che sei una femminuccia. Perché magari non ti interessa, ti infastidisce, quella persona che sta sul cazzo è una persona che ti dà fastidio, una cioè, che ti irrita, cioè non devi per forza apprezzare qualcosa che non ti va. Ma anche Ed perché magari in quel momento non c'è proprio voglia di vedere un paio di tette, è... cioè Ma nel va! senso ci sta Cioè, pure. per carità, ed è una cosa che molti ragazzi, sembra una cretinata, ma devono imparare, non c'è niente di male a dire di no, anche se siete dei ragazzi, non c'è niente assolutamente di male, ve lo Di dice esprimere uno le proprie che... emozioni. Che viene preso per quello che è, però quello che dico è non c'è assolutamente niente di male. Dovete essere liberi di dire no, non c'ho voglia, no, così non siete delle femminucce, non siete chissà che tipo di asessuati o che malati possibili, semplicemente non ci avete voglia, punto. Non è perché un uomo deve forse ricevere seni in chat e quindi è l'uomo perfetto, oh cavolo, lui ne riceve 50, poi c'è quella gara, no? Tu quante ne ricevuti? 10? No, io 11. Tu 0. Ah, vabbè, credi questo è femminile. Non è vero, non è assolutamente vero. Cioè, è una cosa triste che Esatto. accade, ragazzi. Infatti il problema è che anche questa spinta della società, abbastanza fondata su questo machismo, va anche effettivamente poi a sfalsare le statistiche, perché c'è un altissimo numero oscuro, cioè quel numero di reati che poi non viene a conoscenza dei pubblici ufficiali. Quindi, Esatto. naturalmente, diamo per scontato che comunque le molestie sessuali avvengono in misura enormemente maggiore verso le donne. Però c'è appunto questo numero oscuro che noi non possiamo conoscere di molestie sessuali che avvengono nei confronti degli uomini, che non si deve Esatto. sottovalutare, perché molte volte c'è appunto la spinta della società che ti dice no, non puoi andare a denunciare a questa molestia sessuale perché altrimenti sei un debole, perché non sei un vero uomo. Esatto. Non è È assolutamente tristissimo. così. È tristissima questa cosa. Quindi, che cosa vogliamo dire a questi ragazzi che praticamente ci seguono, tutti questi ragazzini 14-15 anni che magari... Ragazzi, imparate a dire di no, imparate a... se qualcosa vi infastidisce, ragazzi, ragazze, quello che è. Se avete qualcosa, mi raccomando, sia noi di 4Gamers, che ragazzi di Horizon Psytech, tra i vari social, i vari gruppi Telegram, siamo a vostra disposizione. Se siete vittime di qualcosa, qualsiasi cosa, c'è sempre Telegram, Facebook, Insta, siamo dappertutto. Perché a me è capitato che purtroppo Sembra una Andrea minaccia. mi hanno scritto e io agito di conseguenza. Non si può parlare di determinate cose perché non si può parlare, però mi è capitato, quindi. Chi segue queste live ha seguito ed è vittima di cyberbullismo, vittima di revenge porn, vittima di, oddio, di body shaming. Facciatelo sapere, cioè, ditelo, senza nessun problema. Ci sono i ragazzi di Horizon Psytech che comunque sono degli psicologi accreditati e dei professionisti veri, quindi avete tutto il supporto possibile. Noi di 4Gamers ormai con la polizia postale siamo amici, quindi non vi preoccupate, potete contattarci. C'è Giulia che è menaforte, non vi preoccupate, ve la spediamo e picchia a tutti. La cosa importante di questa live che dobbiamo ribadire è che purtroppo il cyberbullismo è qualcosa di reale, che esiste, è molto più infame, è molto più viscido, devo dire, del bullismo, perché purtroppo colpisce in qualsiasi modo, in una totalità di cose molto maggiore rispetto al classico bullismo canonico. Quindi fatecelo sapere, è molto importante che siate vittima, oddio, Fleming, ragazzi, mandateli a cagare, non vi preoccupate, No, è ma una cosa che Fleming, accade. esatto, proprio ignorare, cioè provare a instaurare un dialogo costruttivo, per vedere se effettivamente non era una critica costruttiva, se no se continua a insultare è buona, ignoriamo, blocchiamo, banniamo, Esatto, via. non abbandonate community, non abbandonate bei posti dove ci sono tantissime persone con cui fate cose costruttive solo perché c'è qualche stronzo di turno. Quindi mi raccomando, cancellate, bannate, eliminate, andategli a casa e menategli, fate quello che volete, ma cercate sempre di non abbandonare determinati gruppi molto 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 belli. E come dicevo prima, se avete bisogno, sia Horizon Psytech Games che noi di 4Gamers, siamo a vostra completa disposizione, che è molto importante questo. Stiamo facendo le live appunto per questo. Se qualche genitore, per esempio, che si sveglia un giorno e dice: Oh, mio figlio è vittima di qualcosa, visto che ogni tanto dormono questi benedetti genitori che abbandonano i figli a giocare e poi si lamentano che giocano troppo. Ci sono i ragazzi di Razzo Mistetech che fanno un sacco di seminari anche per genitori, giusto, Andrea? Esatto. Quindi mi raccomando, non lamentatevi se il vostro figlio gioca e diventa pazzo.
ma imparate un attimino a gestire determinate meccaniche, perché poi sento dire, ah, mio figlio già gioca troppo, diventa violento e mi risponde male. Forse magari che un attimino devi imparare a fare il genitore, ma questo è un altro discorso. I ragazzi di Psygamers saranno ottimali. Io sono un po' fuochicchio su queste cose, quindi non sono la persona adeguata. A me contattatemi se siete vittime di cyberbullismo o altro, che gli vada a menare fino a casa. È una cosa molto importante. È importante veramente segnalare, ragazzi, segnalate, è importante, segnalate. Molte volte qualcuno si vergogna, ma bisogna segnalare. Capisco che magari vi esponete a indagini, perché molte volte purtroppo ci sono indagini, ma dovete segnalare, non date spazio a questa gente di averla vinta, perché loro, con la scusa della vergogna, il caso dei maschietti, con la scusa magari di chissà che cosa, il caso delle ragazze o di quello che è, la passano liscia. Quindi denunciate, fregatevene di quello che può accadere, ma denunciate. Questo bisogna proprio dirvelo, lo dico all'ennesima potenza, perché è molto importante. Assolutamente. Bellissima conclusione, Max, io ti ringrazio come sempre per la moderazione del gruppo. Io ci tengo anch'io a ribadire la pericolosità del fenomeno. Solo a novembre c'è stata una media di 3 casi di revenge porn al giorno. Ragazzi, territorio italiano a novembre 2020, che sono 90/100 casi al mese. Cioè è una cosa aberrante, cioè io che magari ho fratelli più piccoli, è una cosa aberrante, è aberrante questa cosa. Cioè sapere magari che un proprio familiare, una propria amichetta, magari l'amichetta che è vicino è vittima, è veramente aberrante. Ma come si fa a fare revenge porn? Cioè io veramente dico, come fai a mandare del materiale pornografico di una persona che si è fidata di te e a buttarla in mezzo al pasto di sciacalli? È vergognoso, ragazzi. Ma fregatevi, esponetevi e denunciate questi sciacalli. Bisogna denunciare. 3 casi di revenge porn al giorno sono tanti. Sono veramente tanti. Anche perché bisogna proprio si espandono a macchia d'olio, proprio le fotografie, le immagini, anche a distanza poi di tempo, in una dimensione che è infinita, perché la tua foto la possono vedere anche in Cina. Esatto, distrugge la fiducia della persona, che non si fiderà più di nessuno, perché non si è potuto fidare del proprio partner, quindi di chi si può fidare? Esatto, cioè io voglio dire a questi ragazzi che magari fanno queste cose, io non penso che ci seguano, che non ci seguono, per fortuna bravi ragazzi, la gente si ammazza per questo, la gente prende, si impicca, si lancia dalle scogliere, si ammazza, state attenti a quello che fate, quindi bisogna stare veramente attenti, perché anche se voi pensate, ma tanto che ci fa, non ci fa assolutamente niente, la gente si ammazza. Quindi abbiate l'accortezza di non fare queste minchiate, perché siete passabili a denuncia. Quindi, più che altro, oltre per avere paura della denuncia, avete dignità di voi stessi e della persona a cui state facendo questo torto, perché sarà segnata, io spero non a vita, questo non è il mio campo, ma sarà segnata per un bel po' di tempo. Non vorrei che abbiate qualche morto sulla coscienza, insomma, perché si parla di gente che si ammazza, quindi attenzione a quello che fate, perché è una cosa molto 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 grave. Guarda, è una cosa veramente che bisogna stare molto attenti, e soprattutto chi gioca, i gamer duri e puri o i ragazzi che hanno per esempio nelle community ragazze o magari hanno quel ragazzo un po' pienotto che prendono per il culo o che fanno, abbiate l'accortezza di stare attenti a quello che fate, perché non si sa mai quella persona come può vivere la propria condizione fisica, mentale, quello che è. Abbiate l'accortezza, perché non si sa mai cosa può accadere. E poi avrete anche un altro morto sulla coscienza. Quindi attenzione, che la gente si ammazza. Se sono serio, la gente si ammazza per questo. Quindi molte persone sottovalutano anche il fenomeno della vittimizzazione secondaria, cioè il fatto che magari... sottovalutano questa cosa dicendo vabbè, ha messo internet, lo sapeva che poteva accadere. Assolutamente no. Assolutamente, questo discorso è sbagliatissimo e deve essere eliminato, proprio eliminato, lanciafiamme. Esatto. Esatto, anche ragazzi. Perché il problema della vittimizzazione secondaria è che poi dopo non solo io sto male perché sono vittima, ma sto male perché penso, cavolo, hanno ragione,
che stupida che sono stata, quindi è colpa mia, quindi me lo sono meritato. E è una serie di pensieri che continuano in questo modo ovviamente ad andare avanti a catena, facendo sì che sia molto più difficile superare la vittimizzazione nel suo complesso, quindi diciamo sia quella primaria che quella secondaria. Esattamente, cioè si va a creare una sorta di effetto cassa di risonanza in cui non soltanto hai quello che avviene dall'atto, ma è anche praticamente quello che viene da te stesso, che continuano a rimbombare entrambi, e poi effettivamente, come hai detto tu, Max, ci sono poi quegli atti estremi. Ragazzi, ma bisogna parlare, cioè ragazzi, io non voglio essere diretto, cioè io voglio essere diretto su questa cosa, perché se non si rende conto che la gente perde la vita per questo, magari forse uno non se ne rende conto, una persona un giorno c'è, un giorno non c'è più, quindi attenzione a quello che fate, perché la gente muore per questo. Cioè è una cosa che bisogna essere purtroppo crudi, bisogna essere duri e bisogna essere diretti. Avete morti sulla coscienza e questo vi segna a vita su quello che fate, quindi attenzione a quello che fate della vostra vita e della vita degli altri, che è la cosa più importante. È quello che con PsyGamers stiamo cercando di far capire ai ragazzi e soprattutto ai genitori, affinché possano educare questi ragazzi in maniera ottimale nel mondo del gaming, nel mondo della vita e in tutte quelle cose che possiamo capire, perché comunque questi argomenti che su Twitch diciamo siamo stati i primi a fare, spero che abbiano un seguito molto molto importante, quindi il nostro augurio è questo, Andrea, giusto? Che esatto, almeno vengano prese in considerazione determinate conseguenze per evitare magari di farle accadere, è la cosa più importante. Io, Max, ti ringrazio ancora per la moderazione, stai scoprendo anche tu un sacco di cose interessanti. Esatto. E comunque esatto. Stimoli comunque la conversazione. Ringrazio ovviamente anche Giulia e Simone per gli interventi sempre al top e per le lavagnette sempre aggiornate. E... Te l'ho detto, alla fine ci sarà anche un quiz per vedere in quale live c'è stata quale scritta, quindi rimanete preparati. E riprendendo appunto anche il discorso di Max, in internet, prima di fare qualsiasi cosa, prima di fare qualunque azione, pensate alle conseguenze, pensate se quell'atto può fare male o danni a voi, ma soprattutto anche alle altre persone. Esatto. Provate a mettervi nei panni di chi subisce certe azioni, certe parole, certe frasi. Esatto. Noi adesso caricheremo la live sul nostro canale YouTube, la rispammeremo sui vari canali social. E vi diamo appuntamento a domenica, dove continueremo la live con il libro game di Lupo Solitario. Quindi da cyberbullismo passiamo a libri game e psicologia. Bene, un po' più tranquillo. Che bella questa cosa, ragazzi, vi raccomando, seguite Horizon Psytech and Games, che fa un sacco di contenuti interessantissimi. E idem for gamers, se no non facevamo questa collaborazione. E prossimo appuntamento a gennaio, dovremo, non sappiamo ancora su cosa, dobbiamo pensarci. Ne abbiamo argomenti, ragazzi, scoppiettanti. C'è ancora quella classica violenza, che dobbiamo parlare di violenza, abbiamo parlato di dipendenza. È vero, anche violenza, bravo, potremmo parlare di quello. A voglia, tanto ce ne sono di cose da dire. Buon Natale a tutti, buon Natale, ragazzi, a tutti e buone feste. Da PsyGamers. Ciao. Ciao.